Stiamo lavorando in queste ore per fare in modo che le catene dei contatti legate alla studente positiva del Gatto siano recuperate velocemente, in modo da frenare una crescita dei contagi, a dichiararlo il primo cittadino ad Amocoppola, che spiega attraverso una intervista il resoconto dell'incontro di ieri in aula consiliare. Ieri nell'aula consiliare del Comune di Agropoli abbiamo ospitato il comitato studentesco che rappresentava il liceo scientifico e il liceo classico di Agropoli, insieme a loro la dirigente dell'istituto, alcuni rappresentanti dei genitori e con me consiglieri comunali e assessori. Abbiamo discusso naturalmente della questione Covid. Io ho voluto la presenza fortemente del dottore Salvatore Cicciarello, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'ASL, proprio per chiarire ai ragazzi, se ce ne fosse ancora necessità, quali sono i protocolli che vengono utilizzati in tutti i casi che noi viviamo anche in maniera giornaliera. Per spiegare insomma che alcune scelte, quelle che vengono prese da parte dell'amministrazione comunale, dal sindaco, ma dall'ASL, sono inquadrate in normative molto stringenti. Non è che noi facciamo quello che vogliamo, facciamo ciò che ci viene detto di fare rispetto alle situazioni che si vengono a determinare. Credo che il chiarimento sia stato utile, in particolare l'intervento dell'ASL ha chiarito una serie di perplessità che pure c'erano tra i ragazzi, e ho registrato comunque una serenità diversa alla fine del colloquio, diversamente da come invece ci eravamo incontrati. Ho notato all'inizio un po' d'ansia, un po' di preoccupazione, poi dopo ho visto una maggiore serenità e questo mi fa molto piacere. È chiaro che i protocolli che hanno stabilito vengono a essere applicati così d'amblè, da un momento all'altro possono cambiare, come è successo poi magari a farla posto proprio ieri sera, perché noi diciamo intorno alle 19 ci siamo lasciati in comune dicendoci insomma che il liceo scientifico poteva essere aperto per il giorno dopo in quanto era in sicurezza, però già alle 21 abbiamo avuto informazioni diverse tamponi che sono arrivati in tarda serata, tamponi positivi che registravano un ulteriore caso del liceo scientifico. Questo caso tra l'altro si collegava a diversi professori e quindi in collaborazione con la dirigente abbiamo deciso di conservare la chiusura dell'attività didattica fino a sabato, proprio perché non c'era possibilità da parte della dirigente di organizzare nella maniera migliore il servizio, in quanto i numerosi professori, circa una dozzina in quarantena, mettevano a rischio diciamo, la funzionalità del servizio in tutte le aule, non c'era la possibilità di coprirle tutte le aule. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere il servizio. Soprattutto per questo è stata fatta questa scelta, perché in particolare il caso che abbiamo registrato, il caso Covid registrato, faceva riferimento alla settimana scorsa, e questa settimana non era andata a scuola in una logica di turnazione. Come sapete, al liceo si va una settimana a scuola e poi una settimana a casa, quindi la persona diciamo, che ha manifestato i sintomi e poi si è verificato che purtroppo aveva subito l'aggressione del virus non era già andata a scuola dal venerdì precedente, quindi la scuola era comunque in sicurezza, addirittura sanificata già sabato, lei venerdì era stato l'ultimo giorno a scuola, quindi per questo motivo non c'erano problemi diciamo reali in termini strettamente di sicurezza, di rischio epidemiologico, ma è più stato un fatto anche qui organizzativo, perché le tante quarantene impedivano alla dirigente di organizzare bene il servizio. Questo è quello che è successo ieri, insomma ci auguriamo insomma questi casi in qualche modo si calmi. Noi naturalmente lavoriamo per fare in modo che le catene dei contatti siano immediatamente attivate in modo da frenare una ricrescita che abbiamo di questi giorni dei casi di Covid-19. Saremo sempre attenti, come abbiamo dimostrato in questi giorni, e pronti a intervenire quando dovesse ancora essere necessario.